Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, questo in realtà è una tipologia di video che io non ho mai affrontato finora, però ho detto perché non fare anche un video di questo genere? Anche perché, per chi mi conosce lo sa, però per chi non mi conosce, adesso lo dico in questo video, il mio canale in realtà tratta diverse tipologie di video, cioè io non sono una di quelle che fa soltanto un tipo di video, un solo genere e basta. A me piace tutto, quindi alla fine ho detto perché no? Perché non fare un video, certo, un po' troppo forte? Se siete persone sensibili, vi consiglio di non guardare questo video. Però, se invece volete farlo, magari perché vi interessa, guardatelo fino alla fine. Allora, come appunto dice il titolo, video di oggi, andremo a trattare sulla morte, o perlomeno cosa c'è dopo la morte, perché noi sappiamo cosa c'è dopo la nascita, cioè la vita, però non sappiamo cosa succede quando moriamo. Ma non dal punto di vista scientifico, cioè cosa succede al nostro corpo, perché quello è evidente, lo sappiamo tutti, cioè il nostro corpo si decompone, lo sappiamo. Però cosa succede, cioè cosa rimane di noi in fondo? Bella domanda, perché nessuno è mai tornato indietro per raccontarcelo in realtà. Le persone che sono morte, però mai nessuno, cioè, è venuto a dire, sapete, c'è cioè, al di là, quello e quell'altro, mai nessuno. Tuttavia, a me piace, siccome io sono una ragazza che piace sognare, a me piace semplicemente pensare all'idea che dopo la morte, la nostra anima si stacca dal corpo e va appunto o in paradiso o all'inferno. Se siamo state delle brave persone, andiamo sicuramente in paradiso. Quindi a me piace immaginare questa cosa che, cioè, alla fine tu ripercorri tutta la tua vita, vai in questo luogo, questo prato enorme, incontri i tuoi cari, quelli che se ne sono andati prima di te, e stai lì per l'eternità. A me piace pensare questo. D'altronde, ci sono delle persone, un sacco di persone che hanno avuto esperienze di premorte. Cioè erano morte, mettiamo, per diversi minuti, poi sono tornate in vita e hanno detto di aver visto appunto l'aldilà, chi ha visto il Padre Eterno, chi ha visto quello, chi ha visto quell'altro. Comunque, bene o male, hanno raccontato tutti la stessa cosa. Tuttavia, può darsi che, siccome si dice a livello proprio scientifico che la nostra coscienza, quindi il cervello, in parole povere, muore dopo, può darsi anche che queste persone in realtà hanno solo sognato appunto quello che hanno visto. Noi non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché, proprio perché appunto, cioè una volta che vivi non sai cosa c'è dall'altra parte, però una volta che muori non puoi tornare indietro per raccontartelo. Tuttavia a me è sempre un argomento che mi interessa, soprattutto perché io a volte penso, dico va bene, se ne vanno per esempio i bambini, però a volte capita anche che un bambino resta orfano, un bambino piccolo, di entrambi i genitori, perché magari i genitori, che ne so, fanno un incidente stradale e muoiono tutti e due. Questo bambino, mettiamo, stranamente non ha parenti, quindi non ha nonni, non ha zii, finisce in un istituto. Dico io, ma questo è più che altro un pensiero mio, quindi non. Ma è possibile che uno dei due genitori che ha visto dall'altra parte, appunto, il bambino che non ha più nessuno dice: mo, almeno io cerco di tornare in vita. Evidentemente non si può, perché se si potesse, cioè alla fine io penso che
Tutti vorremmo tornare in vita, secondo me. Tutti. Soprattutto le persone giovani, perché le persone giovani sono quelle persone che appunto dice sono morto, però alla fine avrei voluto fare questo, questo e questo, però non sono riuscito a farlo. Non si può. A un altro livello, io penso che qualcosa rimanga sempre. Per il semplice fatto che secondo la legge della fisica, nulla si crea e nulla si distrugge. Quindi se noi moriamo, la nostra energia, l'energia che compone noi, punto, dove va a finire? Va a finire, mettiamo per comporre tipo un animale, una pianta, questo e quest'altro. Comunque tutta energia che non va mai dispersa, quindi in realtà qualcosa di noi resta sempre. Perché noi non siamo altro che energia, solo energia e basta. Poi è chiaro che alla fine uno dice, ma come se sei energia, allora perché sei una persona che parla? Però al di là di quello, guardando col microscopio, vediamo le particelle che compongono appunto noi. Cioè in fondo tutto è uno, cioè noi siamo uniti con tutto in realtà. Da un'altra parte ancora, sarebbe bello pure credere alla reincarnazione, quindi in realtà noi moriamo, cioè per esempio io, no, vabbè, sono giovane, però prima o poi capiterà pure a me di morire, come capiterà a ognuno di noi, è inutile dire no, tanto non capita, perché capita prima o poi, cioè uno si augura sempre il più tardi possibile, però io tra 100 anni non penso che starò ancora qua a fare i video, non penso proprio. E magari fosse così semplice, però non è così, purtroppo è la vita, uno che deve fare e te la devi godere al meglio. Però magari è come se io mettiamo tra una sessantina d'anni, 70, morirò, perché uno, cioè io vorrei cambiare ancora, però non lo so. E quindi la mia anima, tra virgolette anima, non so come definirla, va a comporre per esempio un, come si dice, un feto. Quindi alla fine questo feto che sta dentro la pancia di una ragazza, di una donna, di una signora, quello che è, cresce, quindi alla fine questa persona si rivive un'altra volta la vita, cioè un'altra volta la vita senza ricordare che era morto nella vita precedente. Io non so quale delle tre cose devo credere, devo dire la verità. A me piacerebbe che ci fosse il paradiso, perché io non riuscirei ad immaginare me stessa dentro un altro corpo, rivivere un'altra volta, un'altra vita totalmente diversa. E non riuscirei neanche a immaginare me stessa che divento un fiore, cioè in un certo senso, mo l'ho detto terra terra però per farvi capire. Quindi io preferirei che ci fosse il paradiso. E voi ragazzi invece che volete che ci fosse? Cioè, voi se potreste scegliere delle tre cose, cioè voi secondo voi che c'è dopo la morte? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando.